direi estremamente pregnante il supporto audiovisivo che stiamo per vedere. Che mi succede? Ho mangiato un vocabolario? Rieccoci ancora, sprovvisti di vocabolario, a caccia di risposte alle nostre grandi domande. Per fortuna che ci siete voi, eh sì, proprio voi, che ci svelerete senza alcun problema il significato della parola acedia. Onestamente non lo so. Un ortaggio? Una malattia? Ho capito, ma io c'ho la gastrite. Proprio non mi dice niente, non una parola che non ho mai sentito. Non lo so. Acedia, a privativa... Può essere la mancanza di qualcosa, però non ho idea. Qualcosa legato al cibo? Un rimedio, una medicina, un qualcosa del genere. Quella medicina non è per te. Oh, dai, Marge, forse non prendo abbastanza estrogeno. Idem, uguale, però non ne so. Se ce lo dite ci fate un favore. No, non lo so. Questa volta siamo stati un po' cattivi, ma la parola non era difficile. Di più! Comunque, ve lo diciamo noi, acedia sta ad indicare la mancanza di vitalità spirituale. Oh, signore! Oh! Mancanza... Non è il nostro caso. Non è mai... No. Ah. Nel mio caso sicuramente no, nel tuo non lo so. Ah. Beh. Ah, pensa a te. Eh sì, sono proprio brava. Insomma, chi è privo di vitalità spirituale è una ceda. Acedo. Acedi qua. Alla prossima, ciao. Preghiamo. Preghiamo. Nel nome del... Salutate, salutate. Oh, oh, oh. E chi non salta all'inferno. Preghiamo. Preghiamo.